tende a manifestarsi nella sua vera personalità nel momento in cui incontra, ecco, prima è è come se fosse un paradigma di intenzioni e di desideri, di propositi e di sogni, nonostante la concretezza della pellicola che adesso non c'è più, ma c'è appunto i codici alfanumerici delle proiezioni digitali, però rimane con quell'astrazione e invece prende un suo corpo concreto e diventa come una persona vera, viva, e io quindi l'ho conosciuto nel film davvero una volta che ha incontrato il pubblico e ha suscitato reazioni anche di grande passione, anche di qualche levata di scudi, polemica, l'ha fatto soffrire, ha fatto gioire, devo dire anche molto la distribuzione dei produttori che si sono, diciamo, rallegrati dei risultati al botteghino, ha fatto gioire noi che ci abbiamo lavorato. Ho percepito che come se abbiamo colmato forse un vuoto che era quello al quale non avevamo neanche pensato, cioè il fatto di fare un film di genere, un thriller, di adoperare i meccanismi di un noir e l'altro, che sono un noir molto particolare, un noir lento che si sviluppa seminando elementi man mano, e la polizia arriva al 40° minuto del film, però insomma è a tutti gli effetti anche un noir, un thriller, e che quindi questa cosa ha determinato una curiosità e anche aperto forse una strada nella possibilità di praticare anche da noi in una maniera che non sia per forza pedissequa quindi adoperandola per raccontare qualcosa di ulteriore, il meccanismo del genere, il meccanismo del thriller. Questo l'hanno detto molti miei colleghi, ma che bello, si possono fare i thriller in noir in Italia, insomma, e non solo per la TV in una forma magari più scontata. Poi volevo dire che insomma, questa conferenza con Risco mi fa piacere, mi fa piacere perché io ho amato il film come invento, lo volevo nel mio festival di Torino, non me l'ha voluto dare, ha voluto andare peggio per lui a Roma, ma gliene intolse, d'altro canto non si capisce come uno mi chiudi un festival, il concorso, un festival importante quanto per quello di Bari. Peggio per lui, però sono voluto bene a quel film, innanzitutto perché è arrivato da una grandissima interprete, perché anche quello è una maniera per fare romanzo moderno, cioè raccontare una donna tipica, e quindi insomma mi va bene anche stare seduto accanto a Ciccio. Salutiamo Michele Lanzoletto, che ha preso un'informatizzata veramente.